Bentrovati amici, siamo partiti con questo caldo autunno, ancora che rimane caldo. Il tema che voglio portare oggi è un tema caldo, è stato caldo per tutto l'ultimo anno, si parla di intelligenza artificiale e ho portato qua come ospite Jacopo Perfetti. Ciao Jacopo, Ciao benvenuto. Eugenio, ciao a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Grazie, grazie di essere qua con noi. Jacopo, mi ha colpito perché lo seguo su LinkedIn. È un prompt designer, adesso ci spiegherà anche che cos'è un prompt designer, però ha sempre fatto delle bellissime analisi e post su quelli che sono gli ultimi accadimenti, gli sviluppi legati all'intelligenza artificiale. Si è sentito parlare tanto di ChatGPT, di OpenAI, tante persone commentano, scrivono al canale chiedendo anche dettagli un po' più terra a terra e basic, perché poi si parla tanto ma non si capisce mai nel dettaglio che cosa sono queste cose? Quindi oggi è un momento perfetto per farci raccontare da uno che si sporca le mani giornalmente con queste tecnologie. Ma prima di tutto, come sempre, la sigla! Allora, Jacopo, grazie per essere qua ancora e chiedo come sempre al mio ospite di raccontare qualcosa di sé per introdursi al pubblico, quindi da dove vieni, come Grazie sei arrivato a lavorare con l'intelligenza artificiale e soprattutto che cosa rappresenta questo strumento per te alla luce del fatto di tutto quello che leggiamo, sentiamo sui giornali, persone che si lamentano, imprenditori che si lamentano, paure, dove ci porterà questa tecnologia? Allora, mi hai fatto una domanda che praticamente potrei esaurire la mezz'ora che abbiamo a Esatto. disposizione. Tu fermami, non ti preoccupare, fermami quando vuoi, Vai, dettami i vai. tempi, perché se io parlo di queste cose non smetto più. Allora, partiamo in maniera egoistica, da me. Mi ha fatto piacere, nel senso che mi ha anche creato un certo, boh, non lo so, un'emozione nuova il fatto che tu hai detto Jacopo Perfetti prompt designer. Questo mi fa molto piacere perché è la prima volta che vengo introdotto così. Tieni conto che io nella mia vita lavoro da quando ho 19 anni e adesso ne ho 42, quindi più di 20 anni che lavoro e mi sono reinventato almeno 10 volte, tant'è che 5 anni fa poi ho anche scritto un libro che si chiama Inventati il lavoro, che tra l'altro adesso è uscito anche in versione economica con Feltrinelli. Proprio su questo tema del continuare a reinventarsi. Quindi io ho un plico così di miei biglietti da visita che tengo quasi a collezione per i miei figli, gli faccio vedere come le carte, guarda, sono stato curatore d'arte, imprenditore, consulente, eccetera, eccetera. Prompt designer effettivamente è il lavoro che mi sono inventato. Questa è forse la prima volta che, adesso che mi ci fai pensare, io ho scritto questo libro, Inventati il lavoro, il prompt designer è il lavoro proprio che ho inventato. L'ho inventato 3 anni, no, 2 anni fa con un post su LinkedIn, poi da lì è nata una scuola che ho aperto con, cioè una classe che ho aperto con Federico Favot, che tra l'altro anche lui è podcaster con Hacking Creativity, e l'abbiamo lanciata a febbraio per formare le persone a diventare prompt designer. Ma chi è questo prompt designer? Giustamente le persone si chiederanno. Il prompt designer è colui che sa design, quindi scrivere il prompt giusto, cioè le frasi per interrogare in maniera corretta le macchine, quindi per fargli generare testo con ChatGPT, immagini con Midjourney, poi audio, video, poi entreremo nel dettaglio. Quindi Sì. questa figura professionale è una figura che dal mio punto di vista già 2 anni fa la consideravo uno dei lavori del futuro. Ha anche altri nomi, prompt designer è il nome che gli ho dato io, ma viene chiamato anche prompt engineer, l'ho sentito chiamare prompt expert, insomma, quello che sa scrivere i prompt. Perché questo è fondamentale? Perché le macchine, come anticipavi tu, questo è un tema molto caldo, perché effettivamente l'intelligenza artificiale generativa, in particolare io mi occupo di quella, poi entreremo nel dettaglio su che cos'è, sono macchine in grado di generare contenuto e quindi entreranno a gamba tesa nella nostra vita personale e professionale. Questo non e sono facili da usare, le avrai usate anche tu, probabilmente tutti quelli che ci ascoltano hanno fatto una prova su Midjourney o su ChatGPT, basta scrivere, non è che devi saperla usare. Però è un po' come la macchina fotografica, voglio dire, dietro di te vedo delle bellissime macchine fotografiche analogiche, il fatto che noi adesso abbiamo il mezzo, cioè una macchina fotografica in tasca, cioè il nostro smartphone, non vuol dire che siamo diventati tutti fotografi, anzi, cioè per fare il fotografo bisogna andare oltre il semplice click. Ecco, per utilizzare questa tecnologia bisogna andare oltre il saper scrivere una frase. E quindi noi nei nostri corsi, poi io col mio lavoro, insegniamo e utilizziamo questa tecnologia in maniera corretta per avere un Un output. risultato che sia, diciamo, il più corretto possibile.
Esatto, anche perché nell'intelligenza artificiale generativa vale quello che vale in tutto, garbage in, garbage out, cioè se tu gli dai un prompt sbagliato uscirà un risultato sbagliato, non è che la macchina è stupida, è la domanda che gli hai fatto che è stupida, quindi è fondamentale dal mio punto di vista oggi saper dialogare con queste macchine. Quindi questa è una sintesi di quello che ho fatto un tempo e quello che, di cui mi occupo oggi, che è appunto ormai da 3 anni a questa parte 100% intelligenza artificiale generativa, tranne per una piccola parte che porto avanti perché mi piace molto e sono molto felice di avere questa opportunità. Da 7 anni insegno in diverse università, in particolare in SLA Bocconi, dove tengo questo corso, questa concentration di imprenditoria molto bella, imprenditoria e innovazione, con gli executive MBA della SLA Bocconi, un corso molto, molto valido. Complimenti. Allora, ritorniamo un po' su quello che è successo con ChatGPT in Italia. Insomma, se ne è parlato tanto, ci sono stati poi i vari blocchi che poi sono stati sbloccati, la privacy, eccetera, eccetera. Ad oggi, questi strumenti, in particolare OpenAI, quindi usciamo un attimo da ChatGPT, quanto ci permettono di essere più veloci e ottimizzati? E soprattutto, quali sono i settori, secondo te, che vedi questa tecnologia veramente già stabile lì, che ha permesso di migliorare certi processi, anche nelle attività che possono essere più semplici o come le nostre, insomma, non per forza processi industriali, però anche attività come quella, adesso io sono socio di un'azienda dove facciamo anche filmmaking e produzione video, anche lì ho visto che ci sono stati tantissimi strumenti sviluppati su queste logiche. Ecco, volevo così una panoramica anche per far comprendere a chi ancora ha sentito solo parlare di ChatGPT esattamente cosa possiamo fare oggi con OpenAI. Sì, allora facciamo questa distinzione, giusto per usare la giusta terminologia. OpenAI è l'azienda fondata da Sam Altman e altri 3 soci, se non sbaglio, e soprattutto largamente finanziata da Microsoft, quindi sì, sempre di più OpenAI è parte integrante di Microsoft e di tutto quello che Microsoft propone. E già questo ti fa capire la scala, vuol dire che ChatGPT adesso è dentro Bing, sarà dentro Word, sarà dentro tutti i sistemi operativi di Microsoft, che sono la maggior parte dei sistemi operativi utilizzati, dei tool utilizzati al computer, banalmente. Quindi già questo fa capire la scala e la portata di questa tecnologia. OpenAI ha fatto diversi prodotti, i suoi, diciamo, forse 3 principali sono tutto il mondo GPT, che va da ChatGPT, che è il più famoso, e ricordiamoci che è stato lanciato nel novembre 2022, quindi uno pensa, sì, è stato lanciato 5 anni fa, ha avuto questa evoluzione. No, cioè non ha neanche un anno, è incredibile. Prima di questo c'era Playground, c'era GPT 3, perché adesso la versione gratis di ChatGPT gira sul motore 3.5, quella premium che consiglio a tutti perché fa effettivamente la differenza, gira sul motore 4. Prima c'era il 3, ovviamente, e prima ancora, quando io l'ho conosciuto per la prima volta e ho iniziato a usare, era il GPT 2, quindi quello ancora prima. E quindi ha ChatGPT, poi ha un tool per la generazione delle immagini che si chiama DALL-E. Era molto indietro rispetto ad altri tool come Stable Diffusion o Midjourney, adesso è uscita la versione 3 ed è tornato in pole position e soprattutto sarà integrato in ChatGPT, quindi si va verso quello che viene considerato intelligenza artificiale generativa multimodale, cioè io gli parlo ed è in grado di creare testi, immagini, video, eccetera, eccetera. E poi ha un altro tool poco conosciuto ma molto utile che è Whisper, che permette di fare le trascrizioni degli audio. Per esempio, per entrare invece nella prima parte della tua domanda, quali saranno i settori che impatterà? Il video, per esempio, cioè immagina quello che si può fare nel momento in cui, al posto di essere tu a editare tutto questo podcast piuttosto che i tuoi video, ci sarà un'intelligenza artificiale che automaticamente trascrive, ce ne sono già diversi di tool, trascrive, magari tu gli dai un minimo di indicazione, non so, togli le pause tra una parola e l'altra, piuttosto che prendi solo gli argomenti che parlano di questo, e fa tutto in automatico. Quindi, quali sono i settori su cui impatterà di più? Dal mio punto di vista, tutti, nel senso che è uscita adesso una ricerca che tra l'altro ho pubblicato proprio adesso, oggi, se non sbaglio, su LinkedIn, di Microsoft, che dice che il 40% della forza lavoro, quindi pari a 1,4 miliardi, vado a memoria, di persone, dovranno reinventarsi a fronte di questo, dell'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi trasversale, poi ovviamente ci sono settori che ne impatteranno di più e non pensate ai settori più scontati, non so, mi viene in mente il cassiere o la cassiera del supermercato, ma dico questo perché già adesso vai al supermercato e metà casse sono con le persone, sì, metà classe automatica, no.
cioè hanno fatto un esperimento, questo se non sbaglio era, non mi ricordo, vabbè, insomma, comunque una ricerca anche qui che ho pubblicato su LinkedIn, quindi la trovate nel mio profilo, andato a circa 800 consulenti di BCG, quindi Boston Consulting Group, quindi consulenti top level, ChatGPT. E a metà di questo gruppo, quindi circa 400 persone, hanno usato ChatGPT per fare le loro analisi di mercato e capire e trovare informazioni utili per sviluppare un business. Le altre non l'hanno usato. E i risultati sono stati sbalorditivi, nel senso che il team con ChatGPT ha performato sia qualitativamente che quantitativamente molto meglio, cioè ha fatto un risultato migliore in meno tempo. Del resto, questa tecnologia, come molte tecnologie che nascono in questi, cioè per nascono col fine di per aumentare le potenzialità dell'essere umano. Quindi noi non dobbiamo vederla come non dobbiamo viverla come qualcosa di terrificante che cancellerà il lavoro e ci farà stare tutti a casa disoccupati. Cancellerà sicuramente dei lavori, altri ne nasceranno, per esempio i prompt designer, molti lavori verranno aumentati, quindi non automatizzati. Cioè io prima facevo 10 cose in un'ora, magari adesso ne riesco a fare 20 e quindi ho un'ora libera per me. Poi da qui si aprono tutti degli scenari e torno alla premessa iniziale. Fermami perché sennò io parto come... Vai, siamo qua apposta. Il grosso tema sarà un tema economico, quindi. Cioè sicuramente questa tecnologia creerà un futuro di ricchezza, nel senso che, come dicevo, tutti potranno lavorare meno e produrre ugualmente, no? Il grosso tema, e qui c'è un tema etico di economia, è... questa ricchezza verrà distribuita oppure verrà centrata? Cioè, se i dipendenti di una grande azienda ci mettono 2 ore in meno a fare un lavoro e quindi hanno 2 ore in più, quelle 2 ore in più chi le guadagna? Le guadagna il dipendente che se ne può andare a casa e guadagna lo stesso stipendio, quindi ha un ritorno almeno in tempo, oppure il padrone dell'azienda dice io ti pago ore, se tu produci di più in 2 ore... guadagno mio, no? Quindi tu lavori comunque 4 ore, produci per il doppio, ma il risultato di quel prodotto... Allora, secondo me è molto importante, tra le tante discussioni che vengono fatte sul mondo dell'intelligenza artificiale generativa, che ci sia anche un bel cartello warning che dice, mi raccomando, cioè questa ricchezza deve essere distribuita, perché sennò ovviamente le aziende saranno sempre più automatizzate, il risultato è che le persone lavoreranno sempre meno, ma se guadagnano anche sempre meno, è un disastro. Invece c'è la possibilità... Poi io sono un ottimista sfegatato, quindi spero che questo sia il futuro. E se devo guardare a livello storico, penso che probabilmente si arriccheranno le persone più ricche, diventeranno sempre più ricche, più povere, sempre più povere. Però il potenziale per creare una società che sia anche più distribuita dal punto di vista economico, perché ci sarà più ricchezza, volendo c'è. Quali sono i primi passi che una persona che non sa niente di prompt, quindi non vuole diventare per lavoro un prompt designer, ma vuole imparare a usare questi strumenti ed è completamente analfabeta in termini di intelligenza artificiale? E, al netto del fatto che so che tu fai corsi, quali possono essere degli step per avvicinarsi, per sporcarsi le mani, per iniziare un po' a comprendere quali possono essere gli strumenti giusti? Allora, poi se vuoi tagliala, momento pubblicità, iscriversi al mio corso. Vai, certo. No, allora, sicuramente formarsi, nel senso, adesso c'è il mio corso, promdesign.it. Poi mettiamo anche i link in descrizione sul video di YouTube. Ottimo. Quindi noi l'abbiamo fatto, è un progetto che noi stiamo facendo con finalità di business, ovviamente, però c'è una fortissima, sia io che Federico sentiamo questa grossissima missione, di formare le persone per 2 motivi. Uno, perché effettivamente c'è un'utilità enorme nel conoscere queste tecnologie, e due, c'è un, secondo me, forte bisogno di consapevolezza. Cioè queste tecnologie entrano a gamba tesa nella nostra vita. Se noi non le conosciamo, soprattutto se i ragazzi giovani non le conoscono, si rischia di usarle in maniera sbagliata. E qui non stiamo parlando di una tecnologia come i social, che comunque dal mio punto di vista, se usati male, hanno fatto dei disastri, penso anche agli adolescenti. Qui stiamo parlando di una tecnologia che può veramente influenzare la nostra mente, ma per il semplice motivo che sa parlare un linguaggio umano, e chiunque sa parlare un linguaggio umano, che sia un essere umano, che sia una macchina, può influenzare il nostro modo di vedere il mondo. Quindi è fondamentale. Quindi cosa fare? Innanzitutto formarsi, cioè potete iscrivervi al nostro corso, potete iscrivervi su altri corsi, insomma formarsi, documentarsi. E poi, come dicevi tu, sporcarsi le mani. ChatGPT è parte gratuito,
ma in più la versione a pagamento costa $20. Io penso che qualsiasi persona, qualsiasi lavoro faccia, qualsiasi età abbia, adesso si deve fermare un attimo, cioè un po' come quando uno torna dall'estate gonfio e dice adesso vado in palestra almeno un'ora al giorno, no? Ecco, adesso anche se uno non c'ha voglia perché dice minchia c'è una marea di roba da fare, pure questa doveva arrivare, questa è una rivoluzione che secondo me arriva ogni 30 anni, cioè prima c'è stata internet, adesso c'è questa, quindi è un bel momento per vivere. Ecco, si deve fermare e dire io ogni giorno un'ora la dedico a ChatGPT, lo apro, dialogo, cerco i prompt su internet, mi faccio la versione gratuita che costa $20 al mese, ma ne spendiamo 15 per Netflix, quindi secondo me 20 euro per una roba che ti può far risparmiare ore e ore di tempo, e soprattutto che è importante che tu conosca, perché un domani potrebbe fare il tuo lavoro e quindi è fondamentale conoscerla, è un ottimo investimento. Quasi, vi dico, contro i miei interessi, quasi più di seguire un corso. Cioè, se uno vuole seguire un corso è accompagnato e quindi è più facile il percorso. Ma comunque, se uno fa il corso, anche il nostro, che è molto completo, ma poi non si mette di testa sua e non ci dedica tempo, è difficile che comunque riuscirà a capire veramente il potenziale di questa macchina. Ho visto recentemente, mi è capitato sia di vedere l'episodio di Hollywood, delle proteste degli attori che stanno protestando proprio per il fatto che l'intelligenza artificiale in qualche modo può rimpiazzare durante la produzione delle scene, e poi ho visto recentemente Indiana Jones che per svariati minuti all'inizio del primo tempo c'è Harrison Ford ringiovanito, è stato fatto attraverso un tool di intelligenza artificiale. Tutta questa... anche queste cose, queste crepe che si creano a livello proprio lavorativo per un'ottimizzazione che prova contro certi anche necessità o virtù o chiamiamole come vogliamo, come vedi questo? Cioè, ci sono anche degli aspetti negativi secondo te che in qualche modo non possono però essere fermati? Cioè, io non credo che l'industria di Hollywood davanti a queste proteste tra 10 anni non implementerà per risparmiare milioni di dollari su delle produzioni, delle mega produzioni. Sì, allora, questo è un macro tema. A parte dal presupposto che io sono un fan dell'intelligenza artificiale creativa e generativa, sono super ottimista, ma vedo tantissimi rischi ed è per questo che secondo me è così importante formarsi. Partiamo dall'esempio che facevi tu, gli sceneggiatori. Tieni conto che il corso che faccio lo faccio insieme a Federico, che è uno sceneggiatore. Il suo primo lavoro, scrive serie anche importanti, quindi conosce molto bene questo mondo ed è per questo che sono felice di fare questo percorso con lui, questo percorso di all'interno dell'intelligenza artificiale generativa, perché secondo me oggi bisogna avere anche delle competenze da sceneggiatore, perché nel momento in cui parli con ChatGPT è come se tu avessi a disposizione un attore bravissimo che sa impersonificare qualsiasi lavoro, dal consulente al barbiere, però devi metterlo nella condizione di giocare quel ruolo, quindi è fondamentale anche l'aspetto di sceneggiatori. Quindi che gli sceneggiatori abbiano paura fanno bene, perché le sceneggiature che già ora scrive ChatGPT sono impressionanti. In più, adesso con ChatGPT ha introdotto un tool un po' più facile per allenare la macchina, quindi tu cosa puoi fare? Puoi prendere le 10 stagioni di Friends, metterli tutte le sceneggiature dentro e dirgli mi scrivi altre 10 stagioni. Quindi chi deve avere veramente paura adesso? Adesso deve avere veramente paura chi è abituato a scrivere una sceneggiatura media, cioè chi gli dice senti sono 10 anni che facciamo sta roba, fammela uguale, tirami fuori 2 contenuti, fammi 2 battute, cioè tutto quello che può essere, tutti i processi che possono essere standardizzati, cioè al minuto 1 deve accadere questo, a metà della storia ci deve essere il colpo di scena, alla fine lo può fare ChatGPT. E lo può fare meglio. Lo può fare meglio, assolutamente, lo può fare meglio, lo può fare in meno tempo e soprattutto lo può fare con meno rotture di palle, cioè una delle cose più difficili anche del lavoro, come sai, è anche la relazione con le persone, cioè magari uno ha fatto una cosa che non andava bene, devi trovare il modo per dirglielo, perché se glielo dici male poi non vuole, si offende, non vuole, cioè tutte queste dinamiche che sono stupende perché sono tratti del nostro essere umano, però sul lavoro hanno un peso, quindi se tu gli dici a un qualsiasi professionista, dici guarda c'è una macchina che fa un lavoro meglio di quella persona lì, più velocemente e non si offende se gli dice, gli puoi anche dire guarda che questa roba qui fa schifo e lui ti risponde scusami te la riscrivo. La rifaccio. Cioè è difficile creare qualcuno che abbia questa elasticità, questa velocità. Quindi
cosa si può fare? Quindi per citare l'esempio di Indiana Jones, Indiana Jones 5, io sono un fan di Indiana Jones 1, 2, 3, poi secondo me poteva fermarsi anche lì, però Indiana Jones 5 è un film che poteva essere fatto e scritto da un'intelligenza artificiale allo stesso modo, cioè è una ripetizione continua di cliché, riferimenti a film passati, lo stesso attore che è stato riprodotto con l'intelligenza artificiale. Qual è il tocco umano? Nel senso che se tu dai Indiana Jones 1, 2, 3, le metti in pasto, le dai come sceneggiatura a ChatGPT e gli dici scrivi una sceneggiatura dove lui viene rincorso per cercare una roba e che citi ogni 2x3 le tre edizioni precedenti, e lo fa anche lui, e questo per quanto riguarda la sceneggiatura. E poi c'è il video, non so se tu hai fatto degli esperimenti con Runaway, per esempio Generation 2, la generazione 2 di Runaway è spettacolare, cioè è tu gli dici, cioè, sembra di vedere delle cose prodotte da Hollywood in mesi e mesi, esatto. E invece è una adesso, cosa fatta in occhiore. No, ma adesso ci mette un minuto, cioè tu puoi scrivere un Indiana Jones, cioè Indiana Jones che entra in un parco e lui ti fa Indiana Jones che entra nel parco. Adesso ovviamente i video che fa Runaway 2 sono ridicoli, cioè non possono essere usati per un film, però bisogna sempre ricordarsi questa cosa qua. Io faccio vedere sempre nei corsi, l'ho pubblicato anche su LinkedIn, l'evoluzione delle immagini create con Midjourney dall'aprile 2022 al giugno 2023, quindi poco più di un anno, si è passati da un'immagine di un leone, con l'esempio che faccio io, grezzo, inutilizzabile, a un'immagine, una fotografia di un leone che è indistinguibile dalla realtà. Quindi la stessa cosa succederà con i video. Adesso guardi quei video e dici ok, ma non li posso usare, ci vediamo fra un anno e mezzo, e sostanzialmente tu che sei a casa tua e c'hai l'idea per il nuovo Star Wars, ti metti lì, scrivi, magari ci metti una settimana, ma in una settimana magari hai fatto un cortometraggio di 15 minuti perfetto su Star Wars, pagando, se proprio Runaway costerà tantissimo, magari 200 euro, ma stiamo parlando di 2 settimane contro magari un anno di lavoro, milioni di euro contro migliaia, se proprio dici chiedo anche un aiuto a un prompt designer a Jacopo che fa il prompt designer, no? Quindi siamo veramente, cioè il vantaggio competitivo di noi esseri umani deve essere veramente forte, perché non è che stiamo dicendo, come magari poteva essere un tempo, sì, con la macchina però devo investire magari 5 milioni, ma magari 500 mila euro per comprare i macchinari, aspettare che siamo pronti. No, qui è tutto a portata di mano, e il punto d'accesso è il prompt, quindi non è che devi avere delle competenze particolarmente elevate. È una domanda banale che ti avranno fatto mille volte, ma come arriveremo, cioè a che cosa arriveremo a un certo punto? Cioè, se non riusciamo più a distinguere un'immagine creata da Midjourney da una fotografia di qualche bravissimo fotografo del National Geographic, insomma, c'è tutto il discorso del deepfake, va bene, però il fatto che riusciremo ad avere sempre più una perfezione anche su quello che è un aspetto visivo del multimediale, che fino ad oggi era l'unica prova imprescindibile di qualcosa se accadeva o no. Mi viene in mente l'immagine di Trump arrestato, insomma tutte quelle che sono state le creazioni che sono girate molto virali sui social. Cioè c'è un modo in cui potremmo comunque alla fine distinguere che questa cosa è stata creata dalle AI oppure è stata accaduta veramente? No, dal mio punto di vista no. Tieni conto di questo. OpenAI, l'azienda di cui parlavamo prima, ha avuto un'iniezione di capitale di, non so se 11 o 13 miliardi, quindi tanti soldi. Ha sviluppato una delle tecnologie più all'avanguardia di intelligenza artificiale generativa. L'unico prodotto che ha messo sul mercato e ha ritirato perché non riusciva a sviluppare era un detector di intelligenza artificiale generativa, cioè uno strumento che... Lo strumento che potesse riconoscere. Esatto, riconoscere se una... Anche perché, come fai? Nel senso che tu fai un testo, lo fai generare da ChatGPT, dopo lo rielabori un attimino, gli metti due virgole, due robe, gli metti un errore magari, come fai a capire che l'ha fatto un'intelligenza artificiale generativa? Così come anche l'immagine. Io ho fatto anche su LinkedIn, ogni tanto metto dei test, faccio dei sondaggi, qual è quella vera secondo voi? È sempre più difficile, sarà sempre più difficile, però secondo me non è un problema di tecnologia, perché in realtà se ci pensi già adesso, così tu guardi dei film, dei colossal, con dei super effetti speciali che non sono indistinguibili dalla realtà. Il problema qual è? Che per fare quei super effetti speciali ci sono voluti milioni e un sacco di tempo, no? Adesso sarà sempre più accessibile, ma esattamente come è successo con internet e le informazioni.
Cioè, quando è arrivata internet sono arrivate anche le fake news, inevitabilmente. Quindi questo è un processo inevitabile, da cui l'importanza di avere consapevolezza. Cioè, io spero che i miei figli, che adesso hanno 9-6 anni, crescano con la consapevolezza che non tutto quello che vedono è vero, anzi, probabilmente poche delle cose che vedono sono vere. E quindi cosa dovranno fare? Dovranno andare sempre di più alla sorgente. Quindi, paradossalmente, più avremo accesso all'informazione, più dovremo far fatica per capire quale informazione, e quindi il vero vantaggio delle persone non sarà l'accumulo, ma la selezione, cioè capire che cosa ignorare. Questa è la grande sfida del domani. A livello tecnologico penso che non sarà mai possibile capirlo, cioè avere un click che dice guarda che questo è stato scritto da un'intelligenza artificiale, anche perché poi spero che l'umano non è che scomparirà, quindi sarà sempre un lavoro insieme, cioè magari l'umano che sta creando una fake news fatta da un'intelligenza artificiale generativa ci metterà del suo per far sì che sia proprio impossibile da riconoscere. Da riconoscere. Quali sono le altre... gli altri prodotti che ci sono oggi sul mercato, a parte già GPT, sono al suo pari come intelligenze artificiali, oppure si è parlato, adesso non se ne è parlato poi così tanto di Bard o di... Sì, di Bard se ne è parlato tanto all'inizio, se hai notato, poi ha fatto una figuraccia e non se ne è parlato più. Questo esatto. Fa capire, secondo me, anche come le informazioni vengono non manipolate, assolutamente no, però tarate, nel senso che adesso penso che Google stesso, prima di sventolare il fatto che Bard è disponibile in Italia, cosa che sarà a breve, magari fa qualche test in più. Però Bard noi lo stiamo già un po' utilizzando col VPN, lo stiamo sperimentando, è molto potente, ha delle funzioni che ChatGPT ad oggi non ha, per esempio l'OCR, cioè, se non sbaglio, la possibilità di estrapolare testi anche dalle immagini. Comunque è molto potente anche Bard. Dal mio punto di vista, quello su cui faccio più il tifo è Claude di Anthropic, anche se devo dire che è fantastico, era indipendente perché adesso 2 giorni fa Amazon, 2 o 3 giorni fa, o forse ieri, adesso le cose sono talmente veloci che non mi ricordo quando è successo, Amazon ha detto che investirà 4 miliardi in Claude. Che tenendo conto che c'è GPT, quindi OpenAI ha dietro Microsoft, Claude avrà dietro Amazon, Bard ha dietro Google, alla fine sono sempre le solite big tech che fanno un po' il gioco che vogliono. Questo per quanto riguarda la generazione di testi. Per quanto riguarda la generazione di immagini e più in generale di audio, c'è Stability.ai che ha fatto poi Stable Diffusion, che è per creare le immagini, che è un sistema aperto, quindi molti dei tool che vedete online che danno la possibilità di creare le immagini sono basate su Stable Diffusion. Adesso si è buttato sull'audio, e anche sull'audio impressionante, perché ha lanciato Stable Audio, mi sembra si chiami stableaudio.com, e dal mio punto di vista è uno dei tool per generare basi musicali text to audio, cioè tu scrivi voglio una base musicale nello stile dei Clash ma che abbia un'influenza degli Kraftwerk e ti crea qualcosa di simile. Adesso non è ancora così specifico, però comunque è molto potente, tenendo conto che è stato rilasciato da poche settimane. Quindi insomma i big player sono sempre gli stessi alla fine. Però c'è comunque, se si analizza i 50 top tool, web tool basati su intelligenza artificiale generativa, ci sono dei dati che sono molto interessanti. Per esempio, il 30% delle 50 applicazioni online basate su intelligenza artificiale generativa si basano su altri linguaggi. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche chi ha zero budget, per esempio, ma ha una bella idea, con un minimo di programmazione può lanciare un tool appoggiandosi a Stability, ChatGPT e così, che poi diventa uno dei 50 tool più usati al mondo. Così come, adesso non mi ricordo la percentuale, ma era ancora intorno al 30, se non addirittura al 40% delle startup che adesso hanno lanciato dei prodotti molto utilizzati online, tra i primi 50, sono completamente autofinanziate. Quindi questo vuol dire che il mercato dell'intelligenza artificiale generativa oggi è da una parte estremamente ricco, sia in termini di potenziali acquisitori, Amazon, da Amazon in giù, sia perché c'è una willingness to pay da parte del consumatore sulle tecnologie basate su intelligenza artificiale generativa molto alta, cioè se me la meno a pagare 1 euro per Facebook, e quindi se Facebook andasse a pagamento probabilmente chiuderebbe domani, e dall'altra parte sono disposto a spendere $20 per un prodotto basato su intelligenza artificiale generativa, quindi questo vuol dire che le persone hanno capito che se vuoi qualcosa di qualità devi pagare.
Guarda, è stata super, super interessante e ti dico la verità, io penso che mi iscriverò al tuo corso perché è un Vai. mondo che mi interessa molto e in questi ultimi mesi ho cercato con gran fatica di, guardando un po' di tutorial, facendo un po' di test con ChatGPT, con DALL-E, con Midjourney, non ho mai avuto l'impressione di sapere di avere veramente l'effetto o l'output che desideravo, quindi c'è sempre qualcosa che sicuramente sfugge, ma proprio perché non essendo il mio lavoro l'ho sempre fatto un po' da autodidatta. Io rinnovo a tutti coloro che vorrebbero poi, che vogliono poi approfondire queste tematiche, vogliono seguire il corso, lasceremo in descrizione sia il profilo LinkedIn di Jacopo, sia il suo sito per iscriversi al corso. E invito ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito, se hanno delle domande, di scriverne nei commenti. Chiedo sempre di iscriversi al canale. Certo, l'obiettivo di questo podcast è fare educazione. Oggi è stata per me veramente super interessante. Jacopo, grazie ancora e in bocca al lupo per tutto. E tra Grazie. magari qualche mese vediamo cosa succede, se ci troviamo un'altra mezz'oretta per qualche aggiornamento su quanto saranno fighi i video Sì, autogenerati. o io il mio chatbot ci saremo. Vediamo a seconda del calendario. No, ci sarò io volentierissimo. Va bene, grazie mille, Eugenio, è stato un Grazie piacere. mille. Ciao, Ciao, ciao a tutti. ciao, 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 ciao.